edizione di Beauty Mag, il magazine della bellezza, il polo della cosmesi di crema sempre di più verso la costituzione di un cluster. Se ne è parlato anche la settimana scorsa a Crema all'interno della sede di Reindustria con l'assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro Martinsoli. Vediamo. Polo della cosmesi verso il cluster. Se ne è discusso la settimana scorsa a Crema nella sede di Reindustria, dove il presidente del polo Matteo Moretti ha incontrato l'assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro Martinsoli. Presenti anche il consigliere regionale Federico Lena, il consigliere regionale Matteo Piloni, il sindaco di Crema Stefania Bonaldi, il presidente dell'area omogenea cremasca Aldo Casorati, il direttore dell'associazione industriale Massimiliano Falanga e i rappresentanti delle aziende Regi, Baralan International, Pharmacos, Eurofins Biolab, MKTG Industry, Vetraco, APS e Ancorotti Cosmetics. Moretti ha presentato all'assessore Martinsoli la realtà del comparto cosmesi. Le imprese lombarde sono mediamente le più grandi, 12,6 addetti contro gli 8,1 della media nazionale. Inoltre un terzo degli addetti è concentrato in tre province lombarde, Milano, Bergamo e Cremona. Nello specifico il polo della cosmesi vanta più di 70 aziende associate, con un fatturato aggregato che supera i 600 milioni di euro e più di 3.000 addetti. L'assessore regionale è rimasto positivamente sorpreso dai numeri e si è detto disponibile a condividerli con i colleghi della Giunta. Un primo significativo passaggio per arrivare al riconoscimento di cluster. Parliamo ancora di e-commerce, lo facciamo a partire dai dati dell'ultima ricerca di Human Highway, che prefigura per il 2018 vendite per 400 milioni di euro. 400 milioni di euro, tanto ammonteranno alla fine del 2018 gli acquisti online di bellezza. A dirle l'ultima ricerca di Human Highway, presentata insieme a Cosmetica Italia alla scorsa edizione di Cosmoprof, che ha calcolato che nel 2017 la quota degli acquisti online di cosmetici sul totale consumi beauty è pari al 4,1%, ovvero 323 milioni di euro, in crescita del 25,2%, che è un tasso superiore rispetto alla media dell'e-commerce in Italia. Lo studio ha conteggiato un totale di 4,7 milioni di acquirenti beauty e quasi la metà di questi hanno comprato più di una volta nel corso del 2017. Il potenziale di crescita è ancora molto alto perché il 17,2% dei non acquirenti online di prodotti cosmetici si è dichiarato pronto a compiere il primo acquisto online nei prossimi 6 mesi. Quasi il 48% dello shopping sulla rete avviene presso un merchant sul quale si era già acquistato, mentre per più della metà è una nuova esperienza. Attenzione al prezzo e alla qualità, così come al servizio e all'ampiezza della scelta, sono le leve che incidono fortemente sulla scelta di acquistare online. E con questo è tutto, l'appuntamento con Beauty Mag è tra 15 giorni e mi raccomando, la bellezza sia sempre con voi.